Nella squadra, siccome avevo l'elezione fra giornalisti, gli serve questa cosa per ricaricarsi e per avere... Ma poi c'è un'altra cosa, che io sono, siamo rifondatori, io Anello De Pasquale a Palermo, ci ho portato questi anni. A chi ne trovare persone come Nello De Pasquale in Napoli della televisione. Ma se direi la posizione ma sostegno. Ma sostegno voglio di Chirlo, Chirlo di cuore. Ah, mi da pensare che Chirlo si è avvicinato, non è che ci dicevo, Chirlo si è avvicinato. Questo silenzio assordante ci induce a ricominciare quello che abbiamo lasciato il giorno 21. Dobbiamo di nuovo svegliare i siciliani che si addormentano fra l'altro molto facilmente. E riprendere quello che è stato la rivendicazione di questi diritti che abbiamo, almeno quello che abbiamo scritto sulla piattaforma. Abbiamo parlato di rivendicazione per quanto riguarda la defiscalizzazione dei carburanti, delle normative serie, i punti principali erano quelli almeno, ma nessuna ha risposto. Ora ci muoviamo perché non è che abbiamo fatto quella settimana di sciopero col danno che ci siamo anche fatti, probabilmente forse. E molte volte diciamo che questo danno è molto inferiore a quello che è stato il danno in 20 anni di politica sbagliata. A provare a parlare con il direttore delle raffinerie, perché vogliamo capire se è possibile fare un discorso insieme oppure se ovviamente dobbiamo ritornare a fare quello che si è fatto prima. Perché vorremmo quantomeno dire alle raffinerie di bloccare per 4, 5, 6 giorni, vediamo quello che si può fare. Non lo so, quello che vogliamo discutere per far capire alla politica nazionale che siamo stanchi di subire i fumi delle ciminiere e pagare il petrolio, il carburante più alto d'Europa. Oggi la presenza di Nello Di Pasquale qui, specialmente nella qualità di segretario dell'Associazione Territorio, un'associazione costituita a Ragusa che raccoglie tanti amministratori, ma raccoglie anche tantissima gente comune che già da mesi, dal mese di luglio, ha individuato un percorso che è il percorso della partecipazione e la possibilità, ecco, insieme di ridiscutere i problemi che riguardano i territori, ripartendo proprio dal territorio, non a caso la parola, il nome territorio. Devo dire che le rivendicazioni del movimento dei Forconi sono state dal primo momento da noi condivise, ma non solo, una cosa che abbiamo particolarmente apprezzato, la voglia e la capacità di Forconi di diventare, dopo il primo momento che poteva essere stato sicuramente un momento di grande difficoltà e dove ci sono stati anche alcuni problemi reali, la capacità di aver capito questo e ora di essere diventati davvero ancora più propositivi e rivedendo anche la strategia delle rivendicazioni. Questo a noi ci ha incoraggiato e ci incoraggia e ci mette in condizione di stare accanto, a metterci anche il berretto, il cappellino dei Forconi per dire le motivazioni sono giuste, le rivendicazioni sono corrette e quindi istituzioni, uomini, associazioni sono accanto e a fianco quelle che sono davvero un momento che è di rottura, un momento di richiesta forte per le nostre comunità. Non ci sono risposte di Lombardo, noi vorremmo chiedere ancora una volta al Presidente della Regione Siciliana quali sono i suoi obiettivi e che cosa vuole fare della Sicilia e del popolo siciliano. Noi abbiamo detto spesso al Presidente si trova davanti a un bivio, da lei deve scegliere se fare il Presidente dei Siciliani o se fare il Presidente dei partiti politici. A quanto pare il Presidente della Regione Siciliana ancora continua a fare il Presidente dei partiti politici. Qui vediamo tutti gli intallazzi di palazzo che nulla hanno a che vedere con quelli che sono i reali problemi della gente. Qua c'è un popolo che sta affondando, c'è una Sicilia che non ne può più. E noi scenderemo nuovamente sulle piazze siciliane e ci recheremo a Palermo a gridare con forza che questa classe politica o affronta i problemi dei siciliani o veda quello che deve fare. Noi siamo disponibili a insistere ancora più forte, a dire ve ne dovete andare tutti a casa. Quali erano le tue osservazioni che hai fatto in merito? L'osservazione che ho fatto è stata questa: se noi diciamo di essere un movimento, no, che vuole rappresentare il nuovo, che vuole chiudere una stagione con la vecchia politica che da 20 anni a questa parte, no? Da 20 anni forse un po' più? Di più, però stiamo parlando già come periodo storico, certo. Seconda Repubblica, cioè praticamente in questi 20 anni questi qua ci hanno massacrato, ci hanno ridotto al fallimento. Allora, se noi diciamo di essere il nuovo, non possiamo presentarci o presentare in mezzo a noi gente che appartiene alla vecchia classe politica, perché è come se noi la legittimassimo e dicessimo il nostro nuovo porta queste facce, cioè la faccia del vecchio, della vecchia politica, e questo non va bene, a me non sta bene.
Io ho 20 anni che faccio l'amministratore, visto c'è il Partito Popolare, il centro-sinistra, sminchiamo la provincia di Enna, mi sono demesso di vice sindaco che mi candidai a sindaco, ho vinto le elezioni, con Nello sa che cosa abbiamo fatto, dove ci siamo conosciuti, se candidavo Cammarata a presidente dell'Ange, gli taremmo una faccia, e qui è Cammarata, e ci siamo candidati, e lui, sa com'è finito, abbiamo fatto succedere un'esplosione, poi è giusto, siccome eravamo due, è che potremmo fare due, contro tutti allineati e coperti. Certo. Allora, siccome sono uno che appartiene al movimento, che crede nel movimento, certo, che crede nel suo messaggio di nuovo, ci vuole la soddisfazione, ma le critiche che ben vengono, è importante. Se mi si presenta il vecchio col cappellino del nuovo, cioè io praticamente comincio a dire, ma che cavolo? Dice, lei ha ragione, che deve scherzi cartopardi, però ci sono delle persone che in prima fila cercano veramente di dare, e quindi io a lui, per stare qua, ci perdiamo in questo momento. Se domani io guardo un anno fa quando facevo la manifestazione, i miei colleghi mi vedevano una faccia e le davamo, io solo, dopo ricordate Paolo. Vabbè, ma rideva chi non aveva capito il momento politico, che stavamo arrivando a questo, già lo sapevamo tutti. Oppure io l'ho scritto, le forze dell'ordine che l'ho scritto quattro anni fa, che sarebbe finita così. Quattro anni fa già lo sapevo che sarebbe finita così. Sei della vecchia politica, ma non ce ne sono, ma io sono tutti quelli, tutti PDL, tutti. Ma onde sono? Ma cos'è? Manello De Pasquale sta sostenendo una vertenza a livello regionale. Come territorio? Non è che con Nello De Pasquale noi facciamo un contratto con Movimento Popolare, transito territorio, territorio, transito. Ma sono una vita del genere, se tu hai il supporto di un altro gruppo, allora ci mandi a essere la lista a casa, ci mandi a chiedere una lista un mese, non è nessuno. Come tutta la Sicilia, quando sono le indipendenti, si è meno, sette meno, è il popolo siciliano. Ma voi pensate di rappresentare tutto il popolo siciliano? Ok. Cioè, non i privilegiati, avete non perso, i privilegiati. Avete perso il lume della ragione. Già. Avete perso il lume della ragione. Guardate che quando sono fatti i blocchi, le cose, ma tanta gente, amici nostri, tante persone vicine, a tutte bani. Scusi, come persona io la stimo. Datemi la. Benissimo. Cioè, mio padre diceva, e penso che mio padre, il consiglio di mio padre può essere superiore a qualsiasi altro. Non dare mai la mano a un politico perché se la porto. Perché se la porto. Perché se la porto. E quando diceva qualcuno, ma ci sono quelli onesti, lui rispondeva, deve avere il pelo qua. Tutti, non c'è indistintamente nessuno che politicamente può salvarsi. Comunisti, fascisti. Io sono stato battezzato da Liverani appeso con Mussolini e cresimato da Filippo Anfuso, ambasciatore d'Italia. Tutti indistintamente, non bisogna fare il movimento dei forconi, bisogna fare le forche per i politici, le forche per i politici, le forche per i politici. Se già se parti da un principio di attacco, cioè, personale, allora proprio veramente si ragiona solo, tu ragionerai per numeri, non ti potrai mai relazionare con una persona normale. Stamattina giornale La Sicilia. Il dottore Giardina di Cassibile di Siracusa, vicepresidente nazionale della Confagricoltura, fino a quando lei, che può essere politico, arriva il presidente della regione Raffaele Lombardo e ci apre, lei sto dicendo lei, e ci apre la porta e lo fa scendere. Il problema è quello che ho detto a Diana della Confagricoltura, no. Quando arriva il politico si apre lo sportello, mentre lui sta scendendo lo sportello si ci dà in testa. Si spara. Lo scontro frontale, non si parla, non dovete parlare più, queste cose sono assurde. Ci vuole lo scontro frontale. Io uccido lei, lei uccide me. Come?